profondo il mare, com'è profondo il mare. Si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare, scriveva Lucio Dalla in Com'è profondo il mare, forse affacciandosi proprio da quelle finestre della sua casa dove compose i suoi pezzi più belli. E pare sia proprio così, a giudicare dalla frase sulla t-shirt riemersa dal mare delle Tremiti, che con tanto di dedica riporta la frase «Ma i sogni non finiscono mai». E il sogno ha coinvolto 10 sub non vedenti dell'associazione Albatros Progetto Paolo Pinto, che si sono immersi vicino al porto dell'isola di San Domino in compagnia del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e di Vladimir Luxuria per recuperare cesti di rifiuti dai fondali delle Tremiti. Questa è una delle perle del mare di Puglia, è uno dei luoghi più significativi della tutela dell'ambiente e della tutela del mare, ma la cosa straordinaria di questi giorni è che un gruppo di non vedenti che da molti anni, sin da quando ero sindaco della città di Bari, seguo, ha deciso che io dovevo immergermi con loro per pulire i fondali dalla plastica, da vari rifiuti che purtroppo le correnti o la stupidità dell'uomo ha in qualche modo portato sin qui. Un segnale importante in una giornata importante, ha commentato il Parco Nazionale del Gargano festeggiando i suoi 30 anni dell'area marina protetta. Per ricordare la giornata e il grande artista, questa maglia reperto sarà esposta nella sede dell'ente Parco Nazionale del Gargano, ha fatto sapere la direttrice Carmela Strizzi. Un gesto significativo dunque, che ci ricorda che i nostri mari vanno preservati da ogni tipo di rifiuto, specialmente quelli ritrovati in queste giornate tra plastica, copertoni, sigarette e reti da pesca, e che si può vincere qualsiasi tipo di limite, perché il mare luccica e continua a guidarci sfiorandoci sempre. Qui dove il mare luccica e tira fuori